Ennesima partita, la terza contro Faenza, lo scarto risicatissimo e partita soffertissima anche per un Jack Bloise abbastanza acciaccato. Ecco, nonostante questo, sotto per quasi tutta la partita e poi una grandissima reazione di tutta la squadra. Sì, allora innanzitutto è stata veramente una gran partita, una gran serie, ed è giusto fare anche complimenti a Faenza perché ci hanno dato filo da torcere. Sono state tre partite molto belle, due supplementare, oggi comunque anche alla fine, decisa alla fine. Siamo stati bravi, la verità è che siamo stati secondo me parecchio bravi, appunto abbiamo avuto acciacchi, però nei playoff giocando ogni tre giorni li devi mettere in conto. Siamo stati bravi più che altro perché anche magari quelli un pochino meno esperti che erano alle prime armi e tutto si sono fatti trovare pronti e hanno aiutato magari in alcune situazioni che potevano magari noi, nel senso quelli un po' più esperti, cavare le castagne dal fuoco. Però sono stati bravi loro, siamo stati bravi tutti e penso che ce la meritiamo. Ecco, adesso, o meglio da domani pomeriggio, si inizia a pensare a orzi nuovi? Eh sì, subito, magari ecco domani bisogna staccare un attimino la testa perché sono state appunto tre partite veramente toste, però da lunedì subito inizieremo anche col coach a preparare, anche perché loro sono comunque una buonissima squadra, una corazzata che il loro obiettivo appunto è vincere il campionato. Noi andiamo là, faremo la nostra pallacanestro, cercheremo di esprimere al meglio i concetti che comunque abbiamo messo in pratica tutto l'anno e niente, cercheremo di fare il nostro, di divertirci perché penso che comunque ce lo meritiamo, e andare con la mente libera a giocare comunque queste partite può soltanto che farci bene. Ecco, infine un'ultima curiosità, ci sono 5-6 giocatori della Fiorentina che hanno questi baffi, è stato un problema del barbiere oppure qualcosa di calcolato? Cioè, allora è stato più che altro un modo di scommessa, e che abbiamo deciso che se fossimo andati ai playoff ci saremmo fatti tutti il baffo. Alcuni non hanno mantenuto la promessa e adesso li linceremo un po'. No, a parte gli scherzi, era una cosa comunque carina e comunque fa anche vedere, è una stupidaggine, però anche questo è a dimostrazione del fatto che siamo comunque un gruppo molto unito, molto bello e che ci divertiamo a giocare assieme.